Ma non è che le partite di calcio sono i cambi, sono confrontate due squadre su un campo non facile in cui non è per tutte le squadre giocare, non lo è stato per noi, non lo è stato neanche per la Vibonese perché obiettivamente il terreno di gioco è penalizzante. Noi abbiamo provato da subito a vincere la partita, primo tempo abbiamo fatto delle cose buone, delle cose meno buone, senza grande però continuità. Cercavamo gli inserimenti più a destra e poco a sinistra, per cui poi abbiamo invertito anche la posizione dei centrocampisti e invece abbiamo cominciato i primi 20 minuti del secondo tempo, i primi 20-25 minuti con più perentorietà, con più continuità, fraseggiando molto di più. Infatti il gol è nato così e poi, visto che abbiamo giocato 3 giorni fa e poi noi abbiamo giocato una partita molto intensa fino al 94esimo su un campo che era pantano, abbiamo gestito un pochino le forze, quindi i cambi sono legati anche alle situazioni e poi perché obiettivamente c'era necessità di mettere due come Sartore e Lozada che sono gente abile sia sullo stretto che negli spazi, hanno fatto bene, una vittoria importante perché quando si vince è sempre importante, ottenuta su un campo non facile contro un avversario che comunque si è battuto bene. Ha cercato di aggredire, ha cercato di giocare, anche se sostanzialmente alla fine non abbiamo mai rischiato nulla, però obiettivamente non è semplice giocare bene su questo terreno di gioco, non lo dico per colpevolizzare nessuno, però è un dato di fatto. Io ho scelto un progetto che è quello di Matera perché c'è un gruppo consolidato che l'anno scorso ha fatto bene, un gruppo che conosco, un gruppo che può crescere, poi come si fa a dire? Adesso, all'inizio della stagione, vince quello, vince quell'altro. Chi lo dice butta soltanto fumo negli occhi della gente. Chi se lo attribuisce, secondo me, è stupido perché scade nella presunzione, perché in questo torneo non ci sono valori consolidati prima di cominciare. I valori si consolidano durante, ma veramente partita dopo partita. Per cui noi non ci poniamo obiettivi. Noi sappiamo di essere competitivi. Ma soprattutto lo stiamo dimostrando anche con le prestazioni, che è la cosa più importante. A chiacchiere, essere competitivi conta veramente meno di niente. Quindi, da quando abbiamo cominciato abbiamo fatto buone partite. Oggi non era facile, ci siamo anche un po' snaturati in alcuni momenti, ma serve tutto in questo campionato. Non è che tu puoi pensare di andare a dettare legge ovunque o di giocare soltanto in un unico modo. Siamo stati bravi a essere anche camaleontici. Quindi a cambiare pelle, adattarci ad alcune situazioni tattiche e anche di campo. E questo alla fine ci ha dato sempre sostanza, robustezza. Cosa in più potevamo fare? Soprattutto quello di non prendere gol, ma cercare di essere un pochettino più attenti in diverse situazioni di gioco. È anche vero che i ragazzi si sono impegnati tantissimo e a mio avviso hanno fatto anche una buona partita. Siamo dispiaciuti per la sconfitta perché comunque tirando un po' le somme, sicuramente Matera è una buona squadra, lo sapevamo, non dobbiamo dire più nulla su questo, però per come è andata la partita pensavamo di avere l'opportunità sullo 0-0 prima o poi di far gol, ma è stato il contrario e quindi la partita giustamente è cambiata, come è giusto che sia nel calcio, ecco. Dobbiamo soltanto prendere atto di questo e correggere ancora di più quello che si sbaglia durante le partite. E continuare a lavorare. Naturalmente dà un po' fastidio perché per come, ripeto, per come è stata interpretata la gara, per il tipo di avversario, per quello che abbiamo prodotto in campo, ma non soltanto, io non mi riferisco ad occasioni da rete perché occasioni da rete in questa partita non mi sembra di averne viste granché, ma soprattutto per lo sforzo mentale, fisico e tecnico-tattico che abbiamo espresso. Al cospetto di una buona squadra, non meritavamo la sconfitta, questo è il mio pensiero. Poi è giusto che abbia vinto la squadra che ha fatto meno errori e è riuscita a far gol. Il calcio è questo, devo dire la verità, ho detto ai ragazzi a fine primo tempo che se avessimo corretto un po' l'atteggiamento in alcune situazioni di gioco avremmo potuto far gol prima noi di loro. E si sa che non è sempre così, però in una gara del genere chi fa prima gol probabilmente porta a casa i 3 punti.
purtroppo hanno fatto con loro e hanno portato a casa i tre punti, quindi avessimo fatto con noi sarebbe stato diverso, però il senno di poi non esiste. Sappiamo che stiamo lavorando bene, però ripeto, correggere gli errori fa parte del nostro mestiere. Ci sono cose buone e cose meno buone. Come quando si vince, ci sono cose buone e cose meno buone. È normale, quando si vince c'è un po' di più, ci stanno i punti che sono fondamentali per un campionato così difficile. Però noi dobbiamo fare il nostro percorso di crescita, crescere il più possibile, il prima possibile, però siamo consapevoli che dobbiamo crescere, questo è il concetto. Di conseguenza dobbiamo soltanto lavorare, non dobbiamo esaltarci quando magari facciamo 4 punti nelle prime 2 partite, non dobbiamo sicuramente deprimerci adesso. Sappiamo tra le altre cose che il campionato è appena iniziato, per cui le difficoltà sono anche abbastanza alte. Dispiace soltanto non aver raccolto nulla oggi, ecco, certo.